Dottor Moroni, coordinatore del Comitato per Donanza del Comune dell'Aquila. Il Comune dell'Aquila scende in campo fortemente per sostenere questa iniziativa, anche in memoria di Massimo Gallucci, sempre con l'aspettativa di farne un evento ciclico nel tempo. Quali sono state le motivazioni che vi hanno spinto ad abbracciare questa iniziativa? Sì, il Comune tramite il Comitato per Donanza già negli anni passati ha sostenuto questi appuntamenti proposti da Teatro Immagine in ricordo di Massimo Gallucci, che è diciamo, non soltanto era un professionista straordinario, ma un cultore di tanti settori artistici e quindi anche un protagonista della nostra vita culturale. In questo senso, quando Teatro Immagine per quest'anno ha proposto di assumere un'altra iniziativa importante, cioè quella di creare le condizioni perché in questa città si possa realizzare una sorta di confronto attraverso musica e video, che possa assumere anche un rilievo nazionale e sempre dedicandola alla figura di Massimo Gallucci. Ovviamente il Comitato per Donanza se n'è fatto per quello che è possibile interprete anche presso l'amministrazione attiva e il sindaco ha dichiarato formalmente di sostenere la stessa iniziativa proprio in termini di istituzionalizzazione. È ovvio che noi adesso abbiamo questo compito, il compito di fare in modo che non si limiti diciamo, al 2017 e quindi non sia soltanto inserito nel cartellone della perdonanza dell'edizione di quest'anno della perdonanza, ma che possa ovviamente essere e rimanere un appuntamento decisivo, ma un appuntamento permanente in maniera tale che effettivamente gli obiettivi che si sono dati in questo momento all'Associazione Teatro Immagine e il Comitato Perdonanza possano essere conseguiti.